Secondo KO consecutivo per l'Athletic, che tra le mura amiche ha ceduto il passo al Sant'Ermete col punteggio di 0-3. Troppo tiepida la prova del Poggio, che si è fatto schiacciare dall'agonismo e dalla determinazione della compagine santaracangiolese. Totalmente sterile nel primo tempo, il Poggio nella ripresa si è comportato lievemente meglio, ma senza strabiliare, e così le reti di Vucai, Belloni e Genghini sono risultate letali per la compagine bernese. La gara. Il primo tiro in porta della sfida si registra al quarto minuto. Luca Zavattini punta Valentini, penetra in aria e tira, ma Sebastiani risponde presente. Al decimo Zavattini sottrae palla a Cupioli e crossa in mezzo per Belloni, ma la palla è troppo lunga. Un minuto più tardi ci prova anche Vucai da fuori, ma la palla termina alta. Al tredicesimo si affaccia in avanti l'Athletic. Gaco Vicai allarga per Ceccarini che crossa. Della Marchina in corna, ma Gentili blocca senza problemi. A spezzare l'equilibrio del match è il Sant'Ermete. Al quindicesimo l'arbitro ritiene fallo l'entrata di Campanelli su Belloni, in area di rigore. Dal dischetto si presenta Vucai che non sbaglia. 0-1. Al ventitreesimo i santaracangiolesi sfiorano il bis con Zavattini, che duella con Campanelli e poi tira, ma Sebastiani non si fa sorprendere. Al trentaduesimo Gaco Vicai subisce fallo sulla tre quarti. Quella è la mattonella di Casadei, che trova una conclusione potente respinta da Gentili, ma nessun giocatore giallonero si aggira nei pressi della ribattuta. Senza alcun minuto di recupero, le squadre vanno a riposo sul punteggio di 0-1. Dopo 30 secondi dall'inizio del secondo tempo, Zaghini si propone in avanti e tira troppo centrale per creare grattacapi a Gentili. Al terzo Gentile va verso il fondo e tira, ma la conclusione è fuori. Al quarto Della Marchina viene steso da Mussoni, che riceve il giallo. Casadei batte la punizione cercando un compagno nel mezzo, ma nessun bernese riesce a raggiungere la palla. Per destare dal torpore i suoi uomini, D'Amato cambia ben tre uomini nel primo quarto d'ora, inserendo Pagliarani, Astolfi e Manfroni al posto di Cupioli, Valentini e Zaghini. Al sedicesimo Zavattini allarga per Genghini che crossa, ma la sortita offensiva finisce tra i guantoni di Sebastiani. Due minuti più tardi il Sant'Ermete raddoppia. Vucai dà il via ad un'azione ben orchestrata sulla sinistra che termina con l'inserimento in area di Genghini. Il terzino dei Verdi di fronte a Sebastiani non sbaglia. 0-2. Al ventunesimo la truppa di Pazzini trova ancora la via del gol con Zavattini, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Ma il tris per i Verdi è solo rimandato, perché arriva due minuti più tardi con Belloni, abile nel trafiggere Sebastiani dopo essersi inserito in aria, 0-3. I padroni di casa provano a reagire, ma senza successo. Al ventisettesimo Della Marchina domestica bene una palla sulla destra e lancia Manfroni, che, da posizione defilata, calza forte senza inquadrare lo specchio dalla porta. Al quarantesimo Molari punta Pagliarani e scarica al destro verso la porta, ma il tiro è alto. Al 45esimo l'Atletica affonda sulla sinistra, riceve palla Manfroni che tira ma la difesa respinge. Al 47esimo sempre Manfroni è lanciato in solitaria verso la porta, ma la punta giallo-nera non riesce ad incidere, non c'è più tempo, finisce 0-3.